Ciao, ti sei mai chiesto perché non riesci al momento giusto a recuperare le informazioni? Pensa a questa scena, quando ti serve tabula rasa, non ti ricordi nulla e poi magari dopo qualche giorno, qualche ora, qualche settimana, magicamente quell'informazione riemerge. Sai perché? Perché quando tu memorizzi, purtroppo butti tutto in testa alla rinfusa. Immagina avere tutto ciò che trovi in casa sparpagliato, senza nessun ordine. Perché in casa riesci ad orientarti? Perché se vai, che ne so, in una libreria riesci ad orientarti? Perché è tutto catalogato. In casa non penso che trovi le forchette tra i calzettoni in camera, presumo. Ogni oggetto ha il suo posto, la sua collocazione. La stessa cosa è importante farla con l'apprendimento e con la memoria. E come? Com'è che potresti organizzare le informazioni e archiviarle in una sorta di metaforica cassettiera mentale. Pensaci che aiuto. So dove inserisco le informazioni, così quando ne ho bisogno, immediatamente riesco a tirarle fuori. Magari la prossima volta ti svelo come fare. Ciao, ciao, ciao!